Grazie al professore Fiandaca, grazie di questo auspicio di cui abbiamo tanto bisogno. Io devo poi ringraziare pure il professore Visconti che è venuto prontamente a portarmi l'elenco delle altre università dove posso iscrivere mio figlio dopo che ho interrotto il professore Fiandaca. Passo la parola immediatamente al professore Pitruzzella che poi ha un impegno e ci deve lasciare. Innanzitutto grazie agli organizzatori di questo convegno perché mi consente di confrontarmi su una tematica diciamo no, che io non pratico costantemente con relatori così autorevoli. E mi si chiede cosa c'entra o c'entra qualcosa l'antitrust, quei suoi poteri, con la lotta alla criminalità in campo economico, la criminalità organizzata in campo economico, cosa come può giocare un ruolo contro le infiltrazioni mafiose. Certamente l'antitrust ovviamente non si occupa come suo core business di questa attività, però qualche correlazione esiste. Esiste una correlazione innanzitutto di carattere, come dire, culturale e poi una delle correlazioni operative con i tipi di poteri che si esercitano. Correlazione culturale. Primo punto. Il mercato di cui si occupa un'autorità antitrust in Europa non è un ordine selvaggio, non è la giungla, ma al contrario è un ordine giuridico. L'idea di mercato che c'è in Europa, fin dai trattati, basta guardare anche il trattato sull'Unione e il trattato sul funzionamento dell'Unione, il mercato non è né un ordine spontaneo, come talora giornalisticamente si tende a credere, né una giungla dove il più forte si impone. Al contrario, è un ordine basato sul diritto, in cui le regole contano e in cui le regole servono ad evitare delle cose come gli abusi di una posizione economica nel mercato. E alla base di tutto ciò ci sta un concetto che è quello di economia sociale di mercato, che trovate a chiare lettere riportato nel Trattato sull'Unione e che affonda le sue radici nella scuola di Friburgo, ordoliberale di Friburgo, secondo cui il mercato lasciato a se stesso produce una sopraffazione, produce cartelli, abusi di posizione dominante, e quindi occorre un costante monitoraggio, un costante intervento sul mercato per impedire questi fenomeni che hanno ricadute assai negative sul benessere del consumatore. Quindi mercato e legalità, nella nostra prospettiva, non sono due cose distinte, ma sono direi due facce della medesima medaglia. Rispetto delle regole è quindi fondamentale. Noi siamo lì a preposti a far rispettare alcune regole che presiedono al buon funzionamento di un'economia di mercato. E vi dico una cosa, gli investitori stranieri, la prima cosa che ci chiedono è proprio questa. In Italia le regole, anche quella sulla concorrenza, a che livello di effettività hanno? Secondo aspetto su cui ci può essere una consonanza culturale, poi andrò ai temi più operativi. Badate, nella nostra prospettiva, favorevole quindi a un mercato, sia pure un mercato regolato, un mercato attento al profilo sociale, però c'è una contraddizione tra un'economia di mercato che funziona e un'eccessiva estensione del perimetro dell'intervento pubblico. E quello che ha detto Purpura è quello che dice un'enorme letteratura sulla corruzione, ma anche sulla criminalità organizzata, è che quando faceva le tipologie di imprese che appunto prevalentemente hanno infiltrazioni mafiose, diceva: sono imprese che operano in contesti territoriali, spesso con riferimento a una domanda che proviene dai pubblici poteri, no? Che operano nei mercati pubblici. Ebbene, ridurre l'area del pubblico, nel senso di ridurre appunto l'intervento, ridurre anche i poteri autorizzativi, gli interventi appunto che in qualche modo condizionano l'entrata nel mercato da parte di operatori economici, probabilmente è un buon modo per ridurre sia il livello di corruzione, sto tenendo insieme due fenomeni diversi, sia il dato di infiltrazione mafiosa. Questi due flash, quindi, sulla correlazione generale, proprio vado con l'accetta per mantenermi entro quel 20 minuti o il quarto d'ora che mi è stato assegnato. Ma andando ai poteri operativi, cosa fa l'antitrust? L'antitrust interviene prevalentemente colpendo degli illeciti appunto anticompetitivi riconducibili a due fattispecie, l'abuso di posizione dominante e appunto le intese verticali e orizzontali, i cosiddetti cartelli.
Badate bene, la nostra lotta è soprattutto appunto efficace, importante contro i cartelli, perché i cartelli determinano forti conseguenze negative sull'economia in termini di aumento dei prezzi, in termini di blocco all'innovazione. Un'economia capitalistica cresce in quanto c'è appunto innovazione. Ma tante volte sono appunto proprio le imprese criminali che hanno la forza di realizzare appunto dei cartelli, degli accordi per spartirsi il mercato o peggio, per accaparrarsi dei contratti pubblici. E questo è un aspetto su cui nella mia esperienza stiamo investendo molto, e cioè i cartelli che appunto sono fatti al fine di ottenere dei contratti pubblici. Abbiamo tutta una serie appunto di procedimenti aperti che riguardano soprattutto i contratti di fornitura e servizi, meno le opere pubbliche, però appunto è una vicenda importante. E in questa sede, dove sono presenti tanti autorevoli magistrati, è importante anche perché tante volte appunto le procure sono il punto di riferimento di informazioni, di dati, anche di esposti, che dal punto di vista della prova nel diritto penale, il processo penale, poi sono difficili da portare avanti. Ma al contrario, dal punto di vista della normativa antitrust, sono delle dotati appunto di evidenze, e poi con le nostre sofisticate tecniche di analisi che riguardano appunto che noi abbiamo un diverso concetto di prova, e possono permettere di colpire appunto un cartello, per esempio, che vuole accaparrarsi una commessa pubblica, bloccando appunto quel terreno di coltura, o comunque diserbando quel terreno in cui al contrario appunto viene a fiorire l'esperienza delle imprese con infiltrazioni mafiose o comunque della corruzione. E direi che con alcune autorità giudiziarie, ma non d'altrove, abbiamo dei rapporti interessanti. Noi abbiamo aperto casi che riguardano appunto il public procurement in questo settore, mi permetto appunto di ricordarlo anche a voi. Così come un elemento importante in questo settore può essere dato da amministrazioni pubbliche virtuose. Noi abbiamo recentemente prodotto un handbook inviato alle stazioni appaltanti per suggerirci degli indizi, dove indichiamo degli indizi che, se letti appunto in un certo modo, sono indizi appunto di un cartello che sta partecipando a una gara o che vuole accaparrarsi un contratto pubblico. Oppure abbiamo delle regioni che ci dicono appunto, ci danno delle informazioni sensibili, mai la regione siciliana però, però con le regioni del centro-nord, e questo è un problema serio, perché poi lì appunto si concorre, cioè la lotta all'economia corrotta o all'economia malavitosa si svolge su fronti diversi, ed è fondamentale la sinergia tra le istituzioni. Nessuno può appunto pensare di, e lì appunto questo è un punto importante. Così come c'è un altro punto importante che si ricollega ancora una volta alle cose che diceva Purpura, sia sull'ingresso nel mercato, sia sulla domanda appunto che proviene da un'amministrazione pubblica. Cosa succede? Noi abbiamo un nuovo strumento che è un po' eccentrico rispetto alla visione, diciamo, tradizionale dell'antitrust, che ci è stato dato dal governo Monti, ed è dato alla possibilità di fare ricorso al TAR, e poi il Consiglio di Stato, contro gli atti delle pubbliche amministrazioni di qualsiasi natura lesivi dei principi concorrenziali. Pensate a un bando di gara, pensate a un'aggiudicazione, pensate a una concessione di servizio pubblico e via dicendo. E lì appunto molte volte la possibilità di una repressione penale è pressoché impossibile. Tante volte non c'è neppure il controinteressato che vuole impugnare l'atto, il soggetto privato, perché c'è appunto un accordo collusivo alla base. L'unico strumento che resta appunto è la possibilità di un soggetto terzo che interviene con garanzie, perché appunto c'è un contraddittorio, c'è un giudice che si pronuncerà e così via.
E anche lì siamo intervenuti più volte con dei ricorsi, l'esperienza è di poco più di un anno appunto, e con dei successi, alcune volte addirittura siccome il meccanismo funziona così, prima mandiamo un parere all'amministrazione, se l'amministrazione non si adegua c'è il ricorso, nella metà dei casi l'amministrazione appunto ritenendo che interveniamo appunto con chance di successo poi appunto modifica e ritira in autotutela l'atto, lo cambia, in altri casi appunto c'è il ricorso al TAR. Vedete che anche quello è un modo per introdurre un elemento di forte appunto rispetto delle regole nelle procedure amministrative, perché tante volte, e alcuni processi anche penali lo dimostrano, esiste appunto un intreccio tra poteri pubblici e imprese criminali. Tutto ciò direi comporta anche appunto un allargamento degli orizzonti e l'antitrust, perché l'antitrust nasce con una dimensione prevalentemente europea, ci interessano le grandi vicende che possono incidere sul mercato interno o tutt'al più sul mercato nazionale, noi applichiamo direttamente il diritto europeo, gli articoli 101 e 102 del trattato, i regolamenti della commissione, le direttive e soprattutto gli atti di soft law, siamo un po' e operiamo in un network europeo con una costante coordinamento appunto che si svolge appunto col commissario alla concorrenza e con le autorità consorelle a Bruxelles. Però questi fenomeni che vi dico comportano anche un cambiamento di prospettiva e quindi un'attenzione verso i mercati locali, perché appunto come ci si diceva è soprattutto lì che ci sono appunto fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata. Quindi sotto questo profilo, appunto, anche l'antitrust può dare un contributo alla lotta, appunto, di questo fenomeno, che ovviamente è prevalentemente appannaggio di altre istituzioni, però ribadisco con vigore e con forza la necessità, appunto, di una collaborazione istituzionale nello scambiarsi dati e informazioni per raggiungere degli obiettivi comuni. Ripeto, con alcuni attori la collaborazione è importante. Abbiamo un altro strumento che appunto ancora una volta non riguarda il nostro il cuore delle nostre funzioni, ma potrebbe avere degli sviluppi interessanti, del cosiddetto rating di legalità. Il rating di legalità nasce da un'intenzione di Antonello Montante in Confindustria, viene poi messo in uno delle norme appunto approvate durante il governo Monti. In fondo l'idea è che l'impresa che ha degli atteggiamenti di compliance con l'ordinamento legale, che rispetta appunto le regole tutte che riguardano il fisco, il lavoro, la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche la tutela del consumatore e via dicendo, debba essere in qualche modo privilegiata rispetto all'impresa che opera appunto senza il pieno rispetto delle regole. Quindi è uno strumento premiale, cosa quindi diversa, vari certificati antimafia e così via, uno strumento premiale per il soggetto che vuole anche dal punto di vista diciamo culturale rafforzare l'idea che economia di mercato e rispetto della legalità vanno appunto di pari passo e contemporaneamente appunto questo strumento come doveva funzionare nell'impianto normativo? Facendo sì che le imprese appunto, che hanno un rating di legalità elevato potessero avere appunto un punteggio preferenziale nell'accesso ai contributi pubblici di qualsiasi tipo, quindi nelle graduatorie che si fanno, e dall'altro lato attraverso appunto una considerazione di questo elemento in sede di erogazione del credito bancario. Tutto ciò, i criteri in base ai quali realizzare questi principi dovevano essere contenuti in un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Decreto elaborato, mandato al Consiglio di Stato per il parere, dopo che l'abbiamo dato pure noi, che è stato positivo, però appunto si è fermato appunto sul tavolo del Ministro e ora non sappiamo cosa succederà. Però anche quello è uno strumento appunto importante. E ho citato Montante e lo riciterei ancora una volta, perché certamente con riguardo al tema di cui vi siete occupati, le proposte di Confindustria, ma anche quelle che sono state fatte appunto abbastanza in sintonia stamattina, su una revisione
applicazione appunto della normativa in materia di gestione dei beni confiscati possono avere una sicura importanza, e certamente appunto il problema forse cruciale è quello però di rendere appunto questi interventi non dei modi solamente per mantenere appunto i livelli occupazionali, ma degli interventi che favoriscano appunto una presenza dell'impresa in un'economia sana, un'economia competitiva, che è l'unica di cui abbiamo bisogno per uscire dalla crisi in cui ci troviamo, e l'unica prospettiva su cui anche stamattina il rapporto dell'OCSE sulla crescita pubblica in Italia batte con forza. Grazie.